L'avevo preannunciata all'inizio di puntata, ma adesso è arrivata qui in studio. Di chi sto parlando? Stiamo per dare il bentornato a lei. Sometimes at night I was looking at you. Bentornato a casa, Mayra Pietrocola, ben arrivata. Grazie, grazie per l'invito, mio caro. Sei stata tra le prime che ho contattato e arrivi qui per mantenendo una parola data. Esatto, per concludere in bellezza, la possiamo dire? In super bellezza. Ho detto che avrei fatto un regalo ai telespettatori perché sei di una bellezza disarmante. Utilissimo. Che momento è questo per te? Ci siamo visti alla prima di Surprise Trip, adesso qui fa più fresco, lì era una sauna. Sì, perché la sala era stracolma e questo sicuramente è stato uno dei ricordi che porterò per sempre nel cuore. Avere Bari vicina in un momento così speciale per me è stato davvero unico. È un momento quindi veramente magico. Sì, magico e non mi sarei mai aspettata di fare il mio debutto a casa. Mi sento davvero molto fortunata per questo. Surprise Trip è il film che adesso è nelle sale, poi nelle piattaforme ne parleremo molto presto, dove tu sei tra i protagonisti. Ma non è la prima esperienza cinematografica, ce ne sono delle precedenti, ma questa ha un sapore un po' più speciale rispetto alle altre. Certo, perché insomma è la mia primissima esperienza da protagonista appunto. Ho fatto altre cose prima, serie TV per Rai 1, piccoli ruoli, invece questo è quello che è più importante per me, oltre al fatto che sono circondata nel film da attori, oltre che persone uniche come Ron Moss, Lino Banfi, Paolo Sasanelli, un altro compaesano e tanti altri attori. Come è arrivata la chiamata? Ci sono stati dei provini? Qual sì. è stato l'iter? Dunque, l'iter è stato a sorpresa anche questo, pure questo? Per caso, è arrivato davvero in un momento in cui io avevo deciso di non fare più questo, caro mio. Sì, è stato un momento di pausa, mi prendevo una pausa dal mondo attoriale, dal provare appunto a fare qualcosa in questo mondo, e invece è arrivato questo provino grazie ad un altro programma televisivo che avevo fatto qualche anno prima, quindi per una serie di coincidenze ho fatto questo provino ed è andata bene. Posso chiederti come mai c'era questo dubbio, magari lascio, invece poi hai cambiato idea? Sì, è stato perché, insomma, io ho incominciato tutto quanto nel 2011, non so se da casa lo sanno, ho partecipato a Miss Italia nel 2011, sono arrivata seconda a livello nazionale e di lì ho incominciato a lavorare come fotomodella e a incominciare a... Però il Wikipedia che c'è in me ti deve correggere, l'inizio è stato qui a Telebari. È vero, avevo 19 anni. E andavo all'università all'epoca e non ricordo chi, può essere Roberto Maggi? Maggi, sì, tramite lui mi ha fatto questa proposta di partecipare al programma di Telebari. Cronaca in Accademia. Bravo. E quella è stata la mia primissima esperienza davanti alla camera, telecamera. È stato unico anche quello. Oggi eccomi qui. Quali erano i poster che avevi in camera? Ho visto tramite Instagram che sei stata di recente ad un concerto super di Zucchero. Era lui il tuo idolo da teenager o chi? Da teenager non direi, direi più in età adulta. Adoro la poetica di Zucchero, oltre che una voce vibrante, e ascoltarla dal vivo, credimi, è stato unico, magico. Dov'era il concerto? Era a San Marzano. E, i poster in casa, in camera, ma parliamo quando avevo 10 anni. Allora c'erano George Clooney, oh, wow. Brad Pitt e Nesta. Avevo questo debole per il calciatore Nesta.
Buon gustaia. Siamo in un periodo in cui si stanno preannunciando un po' i progetti futuri delle emittenti televisive, ma anche delle piattaforme dove si possono vedere delle serie arcinote in tutto il mondo. Sì. Sei un addicted, sei una dipendente da qualche serie? Beh, certo, ce ne sono tante di serie che negli ultimi anni mi hanno davvero preso. Una delle ultime, Stranger Things, è domani, oggi è 30, giusto? Oggi è 30, sì. Sì, e a breve... Cosa accade? A breve accade che c'è l'ultimo episodio, l'ultimo, come si dice, l'ultima finale. Serie, sì, okay. L'ultima, la finale di Stranger Things. Che non ti so ha catturato. Mi ha catturato. E poi ce ne sarebbero delle altre. Dem, una delle ultime, però andiamo sulla scia horror, che mai sia. Io la vogliamo cosa, dormire la notte. La cosa più horror che ho visto sono le battagliere, poi per il resto niente. Parlavamo di queste piattaforme perché adesso Surprise Trip è disponibile, esatto. Su Sky Prima Fila, su Prime Video. Yes, Prime Video, sulle altre piattaforme, se non sbaglio Apple TV. Scusami, in inglese. No problem. Adesso, it's okay. Now we talk in English because no you know, problem at all. You know. Rakuten TV, che è un'altra piattaforma digitale. Allora, se ancora state lì col telecomando fermo, perché c'è Telebari Social Night, ma poi avete del tempo libero, qui c'è un piccolo consiglio: RVM. Perché ti piace quel calascio? Siamo in questa situazione per colpa vostra. As of today, you will live in the state and you'll work for me for free. Understand? If this was a movie, I would not believe my eyes. I don't know where this trip will take me. What I do know is that I found something very beautiful. E questo è l'ormai arcinoto Surprise Trip, disponibile sulle piattaforme. Esatto. Avevi accennato poc'anzi ai tuoi inizi, ai tuoi esordi, Miss Italia. Sì. Quanti anni fa circa? Possiamo dirlo, l'ho già detto prima, nel 2011. Sono passati 11 anni. 11 anni. Se Mayra iniziasse adesso, nel 2022, con che mezzi faresti partire la tua carriera? Domanda interessante. La ringrazio, signorina. Con che mezzi? In realtà con gli stessi mezzi con i quali ho incominciato. Perfetto, ovvero... perché Miss Italia c'è ancora. Esatto, Miss Italia c'è ancora. Forse all'epoca era un po' più difficile venire fuori perché non c'erano i social. Sicuramente i social oggi sono fondamentali per poter farsi conoscere in qualsiasi settore, direi, dalla moda appunto a qualsiasi attività oggi deve affidarsi ai social. Quindi i social potrebbero essere un ottimo mezzo, oltre al fatto del formarsi in base a quello che si vuole fare. Io mi sono formata per poter fare l'attrice a Roma, subito dopo Miss Italia. Quindi ho vissuto lì per un bel po' di tempo, dove ho seguito dei corsi di teatro, di recitazione, e saluto la mia scuola, Centro Studi Acting a Garbatella, a Roma. No, dov'è la telecamera? Non si può. Quella. Quella. È un percorso che consiglieresti a chiunque, credo. Studiare, c'è da studiare, sì, qualcosa? Studiare, ragazzi. Assolutamente sì, studiare serve per ogni cosa oggi e anche per fare l'attore, assolutamente. Essere attore è un costante studio su se stessi, in primis su se stessi, poi quando si ha a che fare con un nuovo personaggio, capire da dove proviene, dove vuole andare con questo personaggio, quali sentimenti attivano in lui determinate reazioni a quello che lo circonda. Beh, adesso sto andando un po' troppo nello specifico. Non ti preoccupare, tanto io dico sì a tutto. Parlo e vado, tranquilla, ruota libera. E quindi... tu il programma? E tu il programma. Accennavi al mondo dei social. Che rapporto hai con Instagram? Noi stiamo spiando nel frattempo sul tuo profilo. Che rapporto hai? Anche perché c'è molta moda sui tuoi social. Esatto. Io in tutto ciò, ecco, mi sono dimenticata di dirti che ho lavorato e lavoro tutt'oggi anche come fotomodella. Anzi, se vogliamo, ho incominciato prima a fare questo
come professione, tant'è che sono andata anche in India. Questo non lo sapevi. Questo non lo sapevo. Ho vissuto in India per 2 anni. Wow. E lì ho indossato abiti indiani, mi sono camuffata da indiana. È stata un'esperienza strabiliante in tutti i sensi. L'India, dico spesso, che mi ha insegnato la pazienza. Perché quando ti sposti in una realtà totalmente diversa dalla tua, devi fare affidamento su te stessa, su quelli che sono i tuoi valori, aver sempre gli occhi, come mio padre diceva sempre, gli occhi da nanz e da dret, perché comunque una donna che viaggia e che vive in un'altra realtà sicuramente può avere più insidie nascoste, certo, dietro l'angolo, soprattutto in un mondo che è quello comunque della moda, si sa. Quindi è stata un'esperienza formativa sia dal punto di vista lavorativo che proprio personale. Esatto, sì. Però gli occhi, secondo me, Nanz e Dretr, bisogna averli anche in Puglia, perché nella nostra amata regione c'è qualcosa che ci fa ogni tanto un po' arrabbiare. So già quello a cui ti riferisci. E andiamo a vedere questo piccolo RVM. No vabbè, ma nel DNA rimangono le produzioni di Telebari, sembra un servizio di Verde di rabbia, invece il tuo profilo Instagram. Sì, ecco, per me i social devono servire anche a questo. Vorrei magari avere più follower, non per altro se non per poter sensibilizzare su tante tematiche. Oggi ne abbiamo tantissime di tematiche su cui dover sensibilizzare, tra queste quello dell'inquinamento. E trovo davvero non carino da parte nostra, di ognuno di noi, il non prendersi cura del luogo in cui viviamo, in cui siamo nati, cresciuti e in cui cresceranno i nostri bambini. Quindi penso che sia il dovere e il compito di ognuno di noi. Anche perché, stando alle foto dei social, a ciò che la gente posta dei social, c'è un aspetto estetico che sembra essere sempre molto importante. Però quando riguarda casa nostra, invece poi il terreno del vicino si può buttare il sacchetto. Ma tesori, non sentitevi Belen, siete solo degli sporcaccioni. Vi guardiamo. Maira, tu sei stata in India proprio per poter affrontare questa intervista in mia compagnia. Perché andrei a sottoporti ad un piccolo gioco. Ti nomino delle icone del Made in Puglia, che siano cose da mangiare oppure colleghi, attori, e tu mi dici quali delle due preferisci. Io ho riciclato il foglio, ragazzi, che si noti che questo foglio è usato su entrambi i lati. Verde di rabbia, vi batto io. Tra Uccio De Santis e Gianni Ciardo, chi preferisci, per chi batte il tuo cuore? Primo piano, in ascensore, Ambrangiolini, così, me la servo. Sono entrambi simpaticissimi, davvero. Forse direi Uccio De Santis soltanto perché l'ho seguito di più quando ero un po' più piccina, tornavo da scuola e mi capitava di vedere Modù. Mentre le sitcom del tuo cuore, Catene o Le Battagliere? Oggi ce l'ho con Le Battagliere. Direi Catene. Panzerotti contro Focaccia. Io sono una buongustaia, quindi non puoi farmi queste domande. Tutte e due. Tutte e due. Ah, posso rispondere anche tutte e due? A te tutto è concesso. Tutte e due. Anche perché ti ho dato il bonus prima, ma non te lo do adesso. Mingo o Pinuccio? Chi preferisci? Per chi batte il tuo cuore? Per nessuno dei due, no? Pinuccio. Pinuccio? Pinuccio. Perfetto. Telebari contro tutte le altre emittenti di Puglia e Basilicata? Io direi Telebari, perché davvero è stato il posto in cui io ho mosso, si può dire, i primi passi. Yes. E quindi Telebari. Infatti i tecnici dicevano, mentre ti aspettavamo, perché Andrea è rimasto e Maira se n'è andata? Ragazzi, mi dovete tenere qua. So che sei venuta qui quasi con le valigie, perché ci sono dei festival. Cosa c'è per la tua estate 2022? Esatto, la prossima settimana saremo a Vico Equense
in occasione del social... Di frequenza dalle parti di Napoli, di se Napoli, non sbaglio. Sì. Me l'ha detto lei prima. Sì, bravo. E, in occasione del Social World Film Festival e saremo lì presenti io, Lino Banfi, Ron Moss a presentare il nostro viaggio a sorpresa. Che feedback stai raccogliendo per questo film? Tanti bei feedback. In questi giorni sono stata in diverse sale cinematografiche in Puglia dove abbiamo presentato il nostro film e noto proprio uno switch dal modo in cui la gente mi accoglie all'inizio della messa in onda, della proiezione del film, alla fine. E si complimentano tutti quanti con me perché non si aspettano questa Mayra nelle vesti, nei panni di Maria Pezzolla, che anche perché brava. Parlo in inglese, questo mi sa che non l'abbiamo ancora detto. Parli in inglese, balli la pizzica, ce n'è di ogni. Batti 5, grazie per aver mantenuto la promessa, sei arrivata qui per il finale di Telebari Social Night, penultima puntata, ci vediamo domani con i fuochi d'artificio. Grazie ancora a Mayra, grazie a voi per averci seguito, ciao. Questo programma è stato presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore, Loran e MoveU.